Niente ragazzi, dato che vedo sempre ultimamente nella chat tanta gente che droppa cavalcature leggendarie a destra e manca, mi sono un po' stufato e ho deciso di tentare la sorte anch'io, dato che ho una voglia matta di aprire ste cavolo di forzieri e tentare la fortuna, ho deciso di aprire qualche forziere. Purtroppo non ho i forzieri magnifici del ritorno, quelli che danno la cavalcatura leggendaria, però vabbè, pazienza. Apriamo sti forzieri. Io aprirò in questo caso questi forzieri qua. Forziere della rinascita, poiché dentro c'è lo sciame e c'è anche il tirannosauro, se non mi ricordo male. Ok. Proviamo 25 forzieri. Vediamo un po'. Uno. Niente. Due. Niente. Tre. Niente. Quattro. Ovviamente niente. 5, niente. Oddio, le pietre della salute ai marchi sono buone, per carità di Dio, ma per quello a cui punto io non è mai niente, cioè, sia chiaro. Ok, proviamo ad aprire ancora altre 20 chiavi. Niente. Tu sempre punti raffinazione mi dà, boh, non so perché, non ho idea, boh, sempre un sacco di punti raffinazione. Cantamento di grado 8 se lo potevo anche risparmiare, cioè, è praticamente l'inutilità. Diamante brillante, ma dai, l'unica roba leggendaria che mi fai trovare un diamante brillante, ma che ci faccio? Non ci faccio niente. Mamma mia, che tristezza. Dai, su. Figurati. Sacco di punti raffinazione, a go-go proprio, eh. Sempre punti raffinazione, 5 gettoni del compagno, va bene. Nulla di che. Altre 14 chiavi, ma io dubito, però vabbè. Tentiamo, speriamo. Pacchetto di incantamento superiore, questo che diavolo è? Che c'è? Non c'è niente. Ispeziona, non posso. Ok. Apri. Ovviamente punti raffinazione, incantamento grado 8 che non serve a nulla. I cubi, quelli vanno bene, ma. Una cavalcatura, per favore, una cavalcatura, per favore. Sì, figurati, figurati se mi ascolta il gioco a me, figurati. Dai! Niente, grado 5, il marchio di grado 5. Comunque, punti di raffinazione, quelli sono immancabili. Sempre punti di raffinazione, le pietre runiche di grado 8, quella è proprio la schifezza più assoluta. Niente, adesso inizia con le runiche. Giustamente, sempre questi sono, boh, io non so. Totale tarmalune per la sessione 144. L1 che fa? Ah beh, tutti i vari pacchetti che ho preso. Qui ragazzi è la miseria, ve lo dico subito. Per me questa è miseria allo stato puro.
Guarda, cioè io sono scioccato. Guarda che roba, mamma mia. Cioè, è vergognoso. È dal lontano 2017 che non trovo una cavalcatura leggendaria, ragazzi. Io non so più come trovarne una, a dir la verità. Apriamo le ultime due. L'ultima. Vabbè, un altro diamante brillante, vabbè. Niente ragazzi, 25 chiavi, nulla di che, nulla di fatto, come si dice nella scherma, nulla di fatto, quando i colpi vanno a vuoto. Vabbè, l'unica cosa di buono per me sono queste, le pietre della salute. Poi questi qui, i cubi da accrescimento, che anche se sono pochi, sono buoni, anche perché costano parecchio all'asta in sto momento. I gettoni potenziamento compagno, quelli vanno bene pure. Le tarmalune, 189 tarmalune con 25 pacchetti, boh, vabbè. E poi che altro mi ha dato? Vabbè, questo proprio, cioè, poteva farne a meno queste. Poi, boh. Questi fanno comodo per far salire il compagno, che anche questi costicchiano all'asta. Vabbè, dato che ho finito lo spazio, adesso trasferiamo un po' di chiavi, le altre 75 chiavi le trasferiamo a qualche altro PG che ha più spazio. Gli diamo anche portiere della rinascita, 75, ok, e gli diamo anche 75 chiavi, così facciamo 100 chiavi. 75, ok. Cambiamo PG. E mo non so, a dire la verità, con che personaggio prendere sti pacchetti, non ne ho idea. Uno che abbia poco spazio. Perché abbia molto spazio. Proviamo questo. Vediamo un po' quanto spazio c'ha. Voglia. Guarda qua. Quindi allora, a questo punto me ne viaggio in fortezza. Ok, così lontano da occhi indiscreti. Mi apro i miei forzieri. Quindi ci piazziamo qua. Allora, prendiamo la roba. Quindi 75 forziere della rinascita, 75 chiavi. Allora, iniziamo. No, questo non ci interessa. Questo nemmeno. Questi li vendiamo. Libero un attimo prima di iniziare. Allora. Vendi, 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 vendi e vendi. Ok. Allora, iniziamo. Crociamo le dita e che Dio ce la mandi buona. Forziere numero 1. Apri. Ecco. Come al solito, niente. Per me questa roba è niente. Sempre niente. Gettone potenziamento compagno, rango 8 d'argento, questo è trattato superiore, questi sono utili, che costano un botto all'asta. Però in generale per me è sempre niente, roba che
non vale niente, diciamo. Gettone potenziamento compagno, il classico opale. Qui abbiamo... Che cosa contiene questo? Che non mi ricordo. Due giadeite, 5 pietre dell'incantamento grado 4. Wow, tanta roba, eh? Apriamo l'altro. Radioso grado 8, giadeite, rubino. Ovviamente niente di che, anche qui. Sempre ste robe da niente praticamente. Dotate in basso anche le Tarmalune. Sessione totale per le Tarmalune 63, quindi 75 forzieri, 63 Tarmalune. Alessandrite, vabbè, trattato. Giadeite grado 4, potenza grado 4. Niente che abbia veramente, veramente valore, eh. Qui. Guarda che roba, guarda che roba, che roba, che roba. Questo che cavolo c'è dentro, gli emblemi rari. Ci interessa. L'incantamento, no, l'incantamento, il marchio della potenza grado 6. Voi direte, dai, è buono, no? Per me non vale niente neanche questo. Per me l'unica roba che conta, prendo i pacchetti, sono le cavalcature leggendarie. Sono quelle che contano molto. Ovviamente, voi direte, grazie al CA. Però, ragazzi, quando uno apre questi pacchetti punta a quello. Quindi... Grado 5. Grado 5 l'incantamento, quello del terrore. Prima invece mi ha dato la potenza di grado 5, che vabbè. Io voglio la cavalcatura leggendaria. Il pacchetto cavalcatura leggendaria, ragazzi, mi serve quello, voglio quello, cioè. Questo cos'è? L'incantamento della negazione grado 8. Niente di che, questo è un emblema dell'evasione a viola. Ma dammi le... Perché non mi dai la cavalcatura leggendaria? La dà a tutti. Cioè, boh. 110 Tarmalune, 15 pacchetti aperti. Come vedete in basso stai visualizzando 15 di 15. Quindi continuiamo ad aprire. È sempre la solita roba. I cubi di accrescimento. Questi servono per modificare il potere dell'arma. Sia principale che secondaria, ovviamente. Qui è un altro pacchetto aperto che non c'è nulla. Un pacchetto di tre emblemi rari. Solito pacchetto dove non ti dà nulla. A pietra potenziata, due pietre grade 2, cioè due pietre runiche potenziate di grado 8, che sono praticamente insignificanti, non servono a nulla. Ragazzi, qui pacchetto leggendario, neanche l'ombra, come al solito. Io non capisco cosa gli ho fatto di male. No, non me lo dà tutti il pacchetto, lo dà tutti. A tutti lo dà il pacchetto, a me non me lo dà mai. Sono 3 anni che non me lo dà. Ma che cavolo, cioè, non è possibile. È vergognoso. 3 anni, dal 2017 che non vedo un pacchetto leggendario delle cavalcature. Cioè, boh. Tarmalune. 12 trattati. Due cubi d'accrescimento, emblemi rari, vabbè. Altre 53 chiavi, siamo già a 22 pacchetti, cioè non so, è assurdo proprio.
emblemi rari, punti raffinazione. I punti raffinazione quelli li dà sempre. Cioè, l'unica cosa che non ti serve a questo gioco, in questo momento del gioco, sono i punti raffinazione, perché i punti raffinazione ne si fanno a go-go, secondo me. Cioè, si guadagnano talmente tante di quelle perle nere e tutto il resto, ovviamente, sia giadeite, che anche questi qua, zaffiri perfetti, opali, cioè se ne guadagnano un botto, quindi i punti raffinazione sono l'ultima cosa che serve a sto gioco, cioè a me personalmente, e quindi boh, io apro forse mi dà solo punti raffinazione. Va, un altro punto di raffinazione, questo qui, cioè, non mi serve a niente. Prendiamo un altro. La bacchetta di Orcus che non serve più a niente. Cubo da crescimento. Stirpe fatata grado 8 che è inutile. Gettone potenziamento compagno, potenza grado 4. Rubino del sangue, vabbè. Sempre punti raffinazione comunque, cioè sempre roba per raffinare, eh. Cioè, dammi sta cazzo di cavalcatura leggendaria. Cioè, io dico, boh. Poi ti dà il suono, no? Come se avessi droppato chissà che. Poi è lo stesso suono di quando droppi la cavalcatura leggendaria. Cioè, sembra che veramente hai droppato una cosa indroppabile. Invece è solo una pietra dell'incantamento grado 6 oppure un marchio della potenza grado 6. Cioè, non è niente praticamente. Pacchetto dei compagni epici rinati, questo non c'è nulla dentro, cioè, mi pare che non ci sia nulla dentro questo pacchetto. Vediamo. Legnolama, leone dorato fidato e la manticora. Tutti i compagni che non servono a cazzo. Cioè, non c'è nulla. Questo cos'è? Maestria, precisione, mi pare che sia. Dunque, la mondezza, proprio. Altri 32 pacchetti, ma le speranze qui, secondo me, vanno a svanire. Stanno andando molto, molto, molto a svanire, perché veramente, cioè, in nulla. Adesso riprende a fare il giro dell'inutilità. Ok, potenza grado 4. Pietra dell'incantamento superiore. Qui che cavolo c'è? Dov'è? Sono curioso di vedere dov'è. Questo pacchetto. Pietra dell'incantamento superiore. Giadeite, incantamento grado 4, quello di prima. Grado 5, la potenza. Rubino. I classici due incantamenti runici e l'incantamento d'argento che non servono a nulla, a niente, cioè proprio. Pietra runica, quelle non mancano mai, che tanto non servono a un cavolo, del grado 8, cioè te le desse meno di grado 12, no. Voi direte grado 12 è molto, ho capito che è molto, ma dobbiamo arrivare a 15, cioè sticca, da 8 a 15 sono 7, cioè se io volessi raffinare sta pietra di grado 8 per portarla al 15 sono 7 livelli, ragazzi, non è che la raffini in 448. Vabbè.
Niente, come sempre. 39, altri 35 pacchetti sono rimasti da aprire. Nulla, il nulla, proprio il nulla più assoluto. Un'altra bacchetta che non serve un cavolo. Rango 4, potenza del compagno. Io voglio la cavalcatura leggendaria, voglio la cavalcatura leggendaria. Dammi per favore la cavalcatura leggendaria, dammela per favore. Vai, due me ne dà. Porca vacca. Guarda che roba, rubini, rubini. Cioè, vediamo una curiosità. 13 rubini, 18 pali, 26 giadeite. Quanti sono questi? 14, no, 4 alessandrite. 50 zafferi perfetti. Cioè, non servono a nulla sti affari. Vediamo qua le pietre. Guarda qua. Guarda qua. 10 pietre runiche arcane che non servono a nulla. 10 runiche profane che non ci faccio, cioè, queste pietre qui io non ci faccio nulla perché sono comunque di grado 8 e portarle su al massimo, cioè, è troppo, una roba troppo lunga. Cioè, boh. Poi tutti sti grado 8, cioè, sta roba va bene per chi crea un personaggio da zero, per dire. Allora va bene, sti incantamenti, pietre runiche qui va bene, ma cioè, per me non servono a nulla. Rango 4, un grado 6, 4 gradi 5, 9 gradi 4 e niente. Un altro grado 4, ma ad ogni modo la cavalcatura leggendaria non me la dà, non me la vuole dare, non me la vuole dare. Va, neanche l'ombra, cioè. Grado 4, 48 di 48, altre 27 chiavi, 339 d'armalune. Ah, sempre punti raffinazione, cioè, roba. Vai, abbiamo preso l'incantamento grado 6 che non serve a nulla. Cioè, l'incantamento grado 6 serve solo per portare una pietra dal grado. Non mi ricordo quant'era, 13 a 14 o 14 a 15, una delle due. Tipo, o l'incantamento arma, armatura dal penultimo grado all'ultimo grado, o l'incantamento normale dal penultimo grado all'ultimo grado, comunque sia. Queste pietre qui non si usano mai praticamente durante l'arco, diciamo, di crescita del personaggio in sostanza, cioè le usi sì e no una volta ogni morte di papa praticamente. Aprene un altro, dato il suo coso leggendario adesso mi darà altri 20 pacchetti che non mi danno nulla. Qui, pietra l'unica arcana di legame arcane di grado 8, quelle non mancano mai. Va, quelle sembra solo quelle da praticamente. Pacchetta di orcus non serve a niente, me la date due. Grado 6 che non serve a niente, cioè no, non mi serve a niente, ho sbagliato a dire grado 6 che se mi serve, però fondamentalmente li prendiamo già con Sibilla, quindi non è che abbia guadagnato chissà quanto, voglio dire.
Cioè, io voglio cavalcatura leggendaria. Se mi dai per favore la cavalcatura leggendaria, mi faresti un gran favore, dato che io la vedo droppare a tutti, cioè, e a me invece non me la fa neanche vedere lontanamente. Adesso io dico che la droppano tutti, ma ovviamente non la droppano tutti, però, cioè, ogni tanto nella chat, anzi no, neanche ogni tanto, nella chat, ogni volta che tu guardi una roba nella chat, il 99, 90, 99% delle volte leggi qualcuno che ha droppato una cavalcatura leggendaria. Allora ti dici, cavolo, qui la droppano in generale tutti, no? E dici, ah, cavolo, ci provo anch'io, poi vai a provare, ecco, questo è ciò che ci dà. E quindi è una fregatura. Ah, ma che roba. Boh, io lo sciame, boh. O il T-Rex, boh, non lo so. Niente, non me la vuole da sto pacchetto da rinascita, la gente droppa, io no. Ultime 14 chiavi, qui andiamo male, io ormai ci ho perso molte le speranze, credo. Tanto va, sempre punti raffinazione. Niente, non è... Va, che roba. Niente, non è... Altri 8 pacchetti. Mi sta dando un sacco di marchi questi qui, ma io ho bisogno della cavalcatura leggendaria, a me dei marchi qui mi frega relativamente, cioè... Boh, non me la dà, dai, 5 pacchetti non me la dà. Non neanche lontanamente, veramente. Ecco, i soliti incantamenti. Vio arancione, l'Orcus arancione che non vale più niente praticamente. Wow, proprio grande, grande così, proprio gran bel drop, sì. Bene ragazzi, questo è il malloppo, fondamentalmente, non abbiamo guadagnato nulla di che, proviamo a vedere un po' quanto valgono all'asta sti oggetti. Allora, bacchetta di Orcus 20.000, quella leggendaria 200.000, ma... Intanto non è più un best in slot Orcus come set cintura manufatto, quindi non vale in sostanza. Non, varrà anche 200.000, ma chi è ben informato non lo va a comprare per indossarlo, diciamo, capito? Questo pacchetto 300.000, ma tanto, cioè, dentro c'è il legnolama, il leone dorato diffidato e la manticora, cioè tutti compagni che in questo momento non si usano, non servono a nulla. Potrebbero tornare utili in futuro, quello sì, però sono già stati alla ribalta per un sacco di anni, quindi non penso che torneranno a breve termine, diciamo. Questo è incantamento della negazione 40.000. Questo è la stirpe fatata grado 8, questo invece è sempre grado 8. Stirpe fatata grado 8, 9.000, cioè, vergognoso. Qui abbiamo le pietre di incantamento grado 4 e la giadeite. Precisione, bonus controllo, maestria, evasione, questi li vendiamo a 50.000 e a... 40, sempre 40.000 più o meno. In sostanza, ecco, non abbiamo droppato niente, generalizzando ovviamente. Questo è il guadagno, in sostanza.
armalune in totale ne abbiamo prese 543, quindi capite che non è che prendiamo tante armalune, cioè 75 pacchetti, la metà, 543. Cioè, ragazzi, qua ragazzi costa 1000 luna, quelle leggendarie, dove cavolo sono? 1000 luna, 75 chiavi, la metà. Vabbè, comunque, tricerato po' 800 armalune. Considerate che io ne ho 2004, ma apro forzieri da più di un anno e non spendo armalune da più di un anno praticamente. Vabbè, niente ragazzi, questo è ciò che ho droppato con 100 forzieri. Io spero che voi siate più fortunati di me. E quindi ci sentiamo al prossimo video. Ciao.